Salve a tutti, sono Gilberto Landolina di Vigilifi e vi do il benvenuto a Storie da Trampton, il podcast dedicato ai racconti che germogliano sui rami secchi della mia città distopica. Buon ascolto! Ghostwriter, nona puntata. Non so come Bart avesse fatto per convincermi a guidare la sua enorme Hammer per le strade di Trampton. Ah già, mi irretiva dicendomi che un giorno avrei dovuto scrivere la sua biografia. Il fatto è che io non sono mai stato bravo nella guida. Sì, riesco a muovermi con la mia macchina, ma lo faccio quasi con timore. Non ci sono portato, ecco. Comunque, nella vita di tutti i giorni io guidavo una Ford e mai mi sarei immaginato dietro il volante di un dinosaurio qual era il veicolo di Bart. Si era però trattata di un'emergenza e non potevo rifiutarmi. Esther era partita la volta di Wooden Village per poter scattare le foto di cui mi aveva parlato e allora era toccato a Marilyn di raggiungere l'ispettore Torrey a Old Town Bridge per fare dei rilievi. In quella zona c'era stato un brutto incidente stradale la sera prima e Bart, per qualche motivo che sapeva solamente lui, aveva sentito puzza di crimine. Perciò aveva mandato la ragazza a scattare qualche foto, giusto per poter dare un'occhiata, termine che, nel suo caso, calzava a pennello. A ogni modo, io ero arrivato di buon mattino all'Eternal Home e mi ero trovato davanti Bart, il quale stava già seduto in auto, e Kiko, con in mano uno strano apparecchio che sembrava uno specchietto da cipria. «Metti il pollice qui sopra», mi aveva intimato la ragazza senza neppure salutarmi. «E per la chiavetta?» domandai io, provando a sembrare disinvolto. «No», mi aveva risposto lei gelida. «Ma sei arrabbiata con me, Kiko?» «No». Dopo quella risposta non aveva aggiunto altro, poiché lei aveva serrato i suoi dolcissimi occhi a mandorla in un modo così minaccioso da ricordarmi quasi Tiresia. Tiresia, la quale adesso era in macchina con me e Bart, sdraiata sui sedili posteriori, rilassata come se ci fosse nata. «Ehi, John, ieri sera è successo qualcosa tra te e Kiko?» mi domandò Bart mentre sorseggiava del caffè direttamente da un termos che teneva tra le mani. «No, cioè sì, ma che ne so?» presi a farfugliare io mentre provavo a districarmi dal traffico. «Forse! Non è mai così semplice, Bart. Credo di piacerle e credo anche che lei abbia pensato che a me interessi Esther». «E ti interessa davvero?» «No, non pensarlo neppure. Sono tutte e due delle ragazze davvero interessanti. Kiko è dolce, è intelligentissima, è sensibile. Esther, lei, vabbè, è bellissima come sua sorella del resto. In lei ho visto una persona colta che seduce con la mente. Ma queste sono valutazioni personali. La verità è che non sto affatto cercando una compagna». Bart era poco incline a quel tipo di discorsi. Eppure mi sembrò come se fosse d'accordo con la mia valutazione. Avrei tanto voluto in qualche modo girargli la domanda. Esther si era fatta sfuggire che lui fosse asessuale. Non potevo sapere se si fosse trattato di un semplice modo di dire, ma malgrado la mia curiosità pungente, non trovai il coraggio di porre al mio capo una domanda così importante. Ripiegai invece su una delucidazione circa la nostra destinazione. Lui mi aveva detto di guidare fino a Lullaby, il quartiere del porto, senza però spiegarmi il perché. «Ieri tu e Kiko vi siete fermati a metà del lavoro. Avete scoperto molto sul caso, vero? In fondo anche io sospettavo di uno scrittore già da diversissimo tempo. 8 dattiloscritti per altrettanti artisti e 4 di loro sono già morti. Abbiamo messo le mani sull'assassino, John, e questo grazie a te e al tuo amico Parrish. Si tratta di un astuto pianificatore che ha finito con il perdere la cosa più importante per lui, la chiavetta Secret Tech.
ma tu e Kiko avete commesso una leggerezza. Leggerezza alla quale ho rimediato stamattina non appena tornato da Swallow Nest. Bisognava subito controllare da quale posto la chiavetta si fosse collegata più spesso. Kiko di solito è molto affidabile per queste cose, ma come dici tu, probabilmente le hai fatto perdere lucidità. Comunque, il programma ha evidenziato che la SecureTech, da che è stata attivata, per il 90% del tempo si è collegata da una palazzina nel quartiere di Lullaby, in via Doyle. Praticamente l'assassino ci ha dato l'indirizzo di casa. E se così fosse, ci stiamo recando lì da soli? Tu e io? Chiesi terrorizzato. Cosa ti spaventa, John? Ma sei serio? Tu sei... Beh, non ci vedi. E io sono uno scribacchino. Avresti dovuto mandare me a fare le foto e portare qui Marilyn. In caso di necessità, come pensi che io possa neutralizzare il nostro killer? Con un colpo di congiuntivo? Tranquillo, biografo. Nessuno ci sparerà oggi. Ovviamente Kiko è già risalita all'identità del proprietario dell'appartamento. Si chiama Carl Torrent ed è uno scrittore, guarda un po'. Anzi, per meglio dire, era uno scrittore. Ha pubblicato un romanzo di successo e poi ha troncato la carriera. Adesso fa il correttore di bozze freelance per una casa editrice piccola come il mio sgabuzzino delle scope. Ed è alla canna del gas. Per questo stamattina non ha battuto ciglio quando ha ricevuto una telefonata da parte di un'associazione culturale che lo ha invitato in sede per offrirgli un sussidio economico al merito. Quando capii il senso di quel discorso, quasi inchiodai coi freni. Bart era davvero quel bastardo che non negava mai di essere. Forse stavamo davvero parlando dell'assassino di Tarki, ma questo non gli dava il diritto di giocare con lui. E cosa pensi che succederà quando si accorgerà che non c'è nessuna associazione culturale? Ma chi ti dice che non ci sia, amico mio? A quest'ora il nostro sospettato sarà già all'Eternal Home, dove Jock si sta preoccupando di intrattenerlo. Gli ho fatto trovare un bel assegno. Se dovesse risultare innocente, considererò quella cifra come ben spesa per scusarmi della trappola che gli ho teso. Se invece dovesse essere lui l'assassino di Tarki, beh, non farà in tempo a scambiarlo. Bel piano. Avrei dovuto meravigliarmi, ma in effetti, ormai, nulla di quel che facesse Bart mi stupiva più. Intanto, maltrattando la povera Hammer, ero già arrivato al quartiere del porto, Lullaby. Forse è il peggior posto di tutta Trampton. Le case, lì, apparivano tutte un po' masticate dalla salsedine e suggerivano l'idea di essere finiti quasi in un altro mondo rispetto alla freddezza luccicante dei palazzi del centro. Il degrado e la povertà trasparivano ad ogni arredo da giardino in plastica o dai vestiti logori stesi a balconi che davano l'idea di star su per puro miracolo. Un po' ovunque, poi, a ingrigire il quartiere, arrivavano le opprimenti ombre nate dalle gru del cantiere navale, unico luogo di lavoro per la maggior parte di quella povera gente. Non so perché nessuna amministrazione comunale si fosse mai interessata a riqualificare Lullaby, o forse lo so, perché alla politica i poveri hanno sempre fatto comodo. Sono facili da manovrare, chiedono poco e votano in massa in cambio di qualche semplice promessa. In effetti, dargli del decoro o qualche sicurezza in più per gli uomini in giacca e cravatta sarebbe stato del tutto insensato. Dal terrazzino di casa mia si scorgeva perfettamente il quartiere del porto, solo che a osservarlo da lontano non si vedevano quelle pesanti crepe nelle facciate e soprattutto non si sentiva la puzza del pesce marcio provenire dai pescherecci. Città della luce un corno. Io non vedevo nulla di luminoso per quelle vie, con l'asfalto reso appiccicoso dal percolato. Via Doyle non faceva eccezione. Una volta arrivato, posteggiai subito sotto la palazzina sperando che l'antifurto di Bart fosse efficiente. Non sembrava per nulla un posto sicuro.
La casa del sospettato era un appartamento al terzo piano in una costruzione così sgretolata che mi chiesi se davvero fosse agibile. Molti scudi erano caduti dai cardini, mentre alcuni vetri e le finestre venivano tenuti insieme dallo scotch. Fintanto che scrutavo attonito il giardinetto incolto che attorniava la palazzina, Bart scese dall'auto con Tiresi al guinzaglio. Lui sembrava essere sereno. Forse negli odori e nei rumori sentiva un qualcosa di rassicurante che io, usando gli occhi, non riuscivo ad afferrare. Pensai che avesse fatto bene a portare l'enorme gattone con noi. In un posto del genere era piacevole sentirsi protetti da una pantera. Non che Tiresia lo fosse, ma lo sembrava davvero, nera e lucida nel riverbero dorato del sole mattutino. «John, prendi questo», mi disse Bart porgendomi un astuccio in pelle dall'aspetto massiccio. «Ma è autentico? Dove lo hai preso?» Gli risposi io incredulo dopo aver visto un distintivo della polizia emergere da quella custodia in pelle scure. «Fa parte dei miei trucchetti. Ricorda che dentro quel palazzo tu sarai l'agente Andrea Limmer». «E chi sarebbe?» «Nessuno. Ho detto al mio falsario di fiducia di mettere come nome Andrea, perché è utilizzabile sia dagli uomini che dalle donne. Solitamente Marilyn è l'agente Andrea Limmer. Oggi sarai tu. Una volta dentro ricordati di chiamarmi ispettore». «Ho quasi paura a chiedertelo, ma qual è il tuo nome in questa fantomima?» Bart mi fece vedere il suo distintivo falso e io scoppiai a ridere. Solo ad uno con il suo humor sottile poteva venire in mente di farsi chiamare Ispettore Quincy Magoo. Entrammo nella palazzina. Accedere alla tromba delle scale era stato facile perché l'ingresso era aperto. Ma più complesso sarebbe stato forzare l'appartamento del sospettato, dal momento che io non avrei saputo neppure scassinare il porcellino salvadenaio che ancora tenevo sulla mensola nella mia stanza da letto. Bart era entrato dopo di me, sicuro dei suoi passi, forse perché a guidarlo c'era Tiresia, alla quale pareva aver perfettamente compreso l'handicap del suo padrone. «Che cosa cercate voi qui, guai?» Una voce sgraziata, dal marcato accento est europeo, era arrivata dal sottoscala e aveva preceduto di soli pochi istanti la comparsa di una grassa donna di mezza età vestita da una salopette sudicia. «Trampton Police Department, sono l'ispettore Magoo. Con chi ho il piacere di parlare?» Bart stava dando il meglio di sé e, grazie al suo dito infallibile, era riuscito a guardare in direzione della donna senza lasciar minimamente trasparire la sua cecità. «Io, signora Magda, proprietaria di palazzo, come sapere che tu sei chi dici?» Bart, a quel punto, fece sventolare il distintivo sotto il naso della signora, accompagnandolo con uno sbuffo infastidito. «E tu perché portare leone a guinzaglio?» Tiresia, forse felice dell'essere stata paragonata al re della foresta, fece un piccolo ruggito. «Motivi d'indagine. La palazzina è tutta sua? Chi vive all'ultimo piano?» «Di un poco. Tu polizia o ufficio di comune? Io ho comprato questo posto anni fa con denaro. Io affitta!» «Mia gentile signora, voglio essere il più diretto possibile. Io e il mio collega dovremmo stare una mezz'oretta nell'appartamento all'ultimo piano e potremmo farlo in due modi. Il primo sarebbe quello più auspicabile. Lei potrebbe aprirci la porta e tornare nel suo alloggio con le tasche un po' più piene. Io e il mio collega non toccheremo nulla e dopo una mezz'oretta toglieremo il disturbo.» «Oh, bello modo! Ma io volevo sapere anche altro!» «Beh, l'altro modo non glielo consiglio, perché finirebbe con lei scortata seduta stante in centrale per essere successivamente accusata di ogni crimine che mi salti in mente. Decida liberamente.» «Tu aspetta, ispettore», rispose la donna mentre si allontanava, prosciugata da ogni briciolo di sangue nelle vene. «Ma almeno i soldi glieli dai veramente?» Se c'era una cosa che mi era chiara, si trattava del rapporto di Bart col denaro. Lo usava al pari di come facesse con le persone.
Infatti, dopo che la signora Magda ci ebbe consegnato un mazzo di chiavi verginose, il mio capo le mise tra le mani una decina di banconote di grosso taglio, prima di redarguirle. Nessuno oggi è stato qui. Spero di essere stato chiaro. Ti resi a Virgì, come a sottolineare quella richiesta. No, la signora non avrebbe parlato. Non aveva mai visto tanti soldi tutti insieme in vita sua. Cominciammo a salire le scale, ma non era semplice farlo, neppure per chi ci vedesse. I gradini erano sbeccati, traballanti e resi scivolosi dal sudiciume. Quella palazzina era una bomba di lerciume pronta ad esplodere. Non credevo fosse possibile che qualcuno vi vivesse dentro. Uno scrittore, poi. Ok, a nome della categoria posso dire che la maggior parte di loro sono molto più poveri di come li voglia l'immaginario collettivo. Ma vivere in quella topaia malodorante era davvero troppo pure per un mio collega sfortunato. Bart, per una volta ti invidio. Beato tu che non vedi il posto orribile dove siamo finiti. Beh, non credere, sai. Ho il naso a pezzi. La proprietaria non si cambia l'intimo da diversi giorni, puzzava di piscio. All'inquilino del primo piano quasi certamente non funziona lo sciacquone e dietro la porta del secondo piano ho avvertito il tipico puzzo di scarafaggi. Migliaia di scarafaggi. Per stavolta sei in vantaggio tu, John. Quando arrivati davanti la porta del sospetto, feci girare la chiave verginosa nella serratura malconcia e mi venne spontaneo chiedere: e qui dietro cosa dobbiamo aspettarci? Burro d'arachidi e marmellata di moglie. La porta scricchiolò e, dopo una mia lieve spallata, si schiuse di botto. Strano che Bart avesse sentito odore di burro d'arachidi e marmellata. Io sentivo solamente il fetore della fogna. L'appartamento era quanto di più disgustoso avessi mai visto in vita mia, e non avrei mai e poi mai creduto che qualcuno vi potesse abitare. Anzi, che dico, quello non era neppure un appartamento, sembrava più una tana. La tana di un grosso e puzzolente topo. Topi, già, dovevano esserci anche quelli, dal momento che Tiresia si era agitata fiutando la moquette resa variopinta da decine di macchie più o meno scure. Bart, adesso non ti invidio più, si soffoca. John, non abbiamo molto tempo e adesso ho bisogno di te. Cerca la stanza che ti sembrerà essere quella più vissuta della casa e portamici. Non so quanto Joker riuscirà a trattenere il signor Torrent. A quella richiesta io cominciai a muovermi tra quelle mura con una decisa soggezione. Per terra c'erano ovunque vestiti sudici al punto che camminare diventava finanche difficoltoso. Aprendo una porta intravidi il bagno e di questo me ne dispiace tuttora dal momento che è entrato di diritto a far parte dei miei incubi. Dietro un'altra porta, invece, trovai un materasso buttato per terra e ancora cumuli di vestiti sporchi. Quella sembrava essere la camera da letto, ma non potevo dirlo con certezza. Poi vidi la cucina. Era degna del peggior film splatter che avessi mai visto in vita mia. C'erano centinaia di sacchetti di plastica appartenuti al pane in cassetta e una miriade di barattoli vuoti abbandonati un po' ovunque. Il naso di Bart aveva sentito bene, però. Si trattava di contenitori di burro d'arachidi e marmellata di mori. Dopo la cucina, scartai dalle mie ricerche un soggiorno, dal momento che era reso bianco dalla polvere, e uno stanzino adibito a lavanderia dove una lavatrice arrugginita dava l'idea d'essere rotta da secoli. Mi ero quasi convinto che non avrei trovato una stanza che dava l'idea di essere quella principale, quando aprii l'ultima porta che mi era rimasta. Sì, mi ero sbagliato. Era una stanza da letto matrimoniale e potevo riconoscerne la destinazione giacché versava in ottime condizioni. Il letto era rifatto, impolverato sì, ma elegantemente coperto da una parure rosa pallido con al centro un cuscino bianco. Lateralmente al letto c'era un grande armadio che sembrava essere di buona fattura e, subito accanto a una finestra chiusa, una scrivania in legno ospitava il computer e una stampante.
Tornai da Bart e lo accompagnai dentro quella stanza misteriosamente scampata al degrado per capire cosa avremmo dovuto fare lì dentro. Kiko ti ha fatto registrare l'impronta digitale, vero? Sì, ma non ci ho capito molto. Non voglio perdermi in chiacchiere, ma ti devo una spiegazione. Io, come ben sai, ho scelto di essere cieco, ma molto spesso mi sono trovato davanti all'umano riflesso condizionato di levarmi gli occhiali per guardare dall'occhio buono. Per questo ho deciso di richiedere al progettista una modifica piuttosto insolita. A meno di romperli, e non sarebbe affatto facile, gli occhiali non possono essere tolti se non con l'impronta digitale di un utente autorizzato. Finora soltanto le impronte di Kiko e Marilyn erano registrate nel sistema, mentre adesso lo sono anche le tue. Io rimasi di gesto. Mi era impossibile capire i meandri della mente di Bart. Il suo cervello mi sarebbe sempre rimasto alieno. Non potevo davvero penetrarne i misteri. Per quale diavolo di motivo un uomo con la sua intelligenza e le sue capacità aveva deciso di precludersi la vista anche in rari casi che potevano essere emergenza o semplicissima necessità? E poi, perché dare a me il controllo di quel maledetto dispositivo infernale che altro non mi sembrava se non la fantascientifica versione di un cilicio? Ecco cosa avrei scritto nella mia biografia sul grande The Sight: che lui era il più grosso mistero che io avessi mai incontrato sul mio cammino. Bart, neppure ci provo a dirti che avrei gradito che mi avvisassi di questo tuo regalo non richiesto. Forse, e dico forse, dovevi informarmi di questo tuo piano visto che mi coinvolge. Ma smettila, John! Tu e tutte le tue regolette beghine. Mi stai tanto simpatico, ragazzo, ma sai perderti in un bicchiere d'acqua. I miei collaboratori, tutti, si trovano spesso in situazioni come queste. Devi solo reggermi il gioco, mica crearlo. Lavorare per e con me, oltretutto, significa spesso passare i limiti. Se non ti sta bene puoi andartene quando vuoi. Ora metti il pollice sul dispositivo di sblocco ed esci dalla stanza. Dovrei fare i miei rilievi prima che il sospetto possa tornare. Grazie. Eseguì e fui ben lieto di uscirmene. Non mi era piaciuta la reazione di Bart, ma anche in quell'occasione mi trovai a dover ammettere che aveva ragione. Se non mi stava bene, se non mi trovavo a mio agio e, soprattutto, se ero stato ingaggiato per fare un qualcosa che di fatto non stavo facendo, allora potevo andarmene. Non ero tagliato per giocare a fare l'investigatore insieme a un cieco burbero che poi neppure cieco era. E lo stava dimostrando giusto in quel momento, girando su se stesso con il suo unico occhio spalancato. Certo, era stato bello lavorare con Bartholomew Home. Lui era una persona estremamente affascinante, ma forse ero io a non essere l'uomo giusto per quel compito. Cosa che tra l'altro gli avevo già detto diverse volte. Improvvisamente, mentre aspettavo che lui finisse quei suoi quantomeno particolari rilevamenti, Tivesia, della quale reggevo il guinzaglio terrorizzato, prese a ringhiare contro una catasta di vestiti sudici in corridoio. Io, istintivamente, per non far disturbare Bart da quel suono, chiusi la porta della stanza dove lui stava ancora pirouettando e provai a calmare l'animale. Tivesia? Mi sentii un bel po' ridicolo a chiamarla come si farebbe con un comune micetto. Ovviamente lei non mi degnò neppure di uno sguardo, preferendo continuare a soffiare in direzione del cumulo dei vestiti. Allora decisi di provare con il suo vecchio nome. Bobina? Mush? Lei, per tutta risposta, strattonò così forte il guinzaglio, finendo con lo sfuggirmi. Credevo che sarebbe scappata via per il corridoio o addirittura fuori dall'appartamento. Ma, fortunatamente, il suo solo scopo era quello di raggiungere un cumulo di abiti sudici verso il quale aveva ringhiato. Dapprima pensai che ci potesse essere un topo in mezzo, ma poi, quando la vidi con in bocca una camicia, capii. L'enorme gatto di savanna aveva trovato un capo d'abbigliamento abbastanza particolare. Si trattava di una camicia dai colori sgargianti in stile hawaiano.
un indumento indubbiamente datato che pareva aver visto diverse stagioni su di sé. Ma non erano solo le stagioni ad essere passate tra quelle trame di fili. Sangue. All'altezza dell'addome, la camicia era macchiata di sangue rappreso. Ci eravamo riusciti. O, per meglio dire, Bart ci era riuscito. L'assassino di Tarchi era senza dubbio Carl Torrent, uno scrittore fallito, probabilmente fuori di testa. Ti ha trovato qualcosa di importante, vero? Bart mi era giunto alle spalle. Adesso aveva nuovamente la lente degli occhiali chiusa e stava bevendo il caffè dal termos come se si fosse trattato di acqua fresca. Bart, non ci crederai, si tratta di una camicia insanguinata. Lo immaginavo invece. Tiresia era molto affezionata al suo vecchio padrone. Lo capisco perché adesso ha riversato molto del suo affetto su di me, dal momento che si sente abbandonata. Per questo l'ho portata. Speravo che ricollegasse gli odori del giorno dell'omicidio a qualcosa dentro questo appartamento. Bene, qui abbiamo finito. Possiamo andare. Finito? Bart, siamo in casa dell'assassino. Lo abbiamo preso. E chi dovrebbe arrestarlo? L'ispettore Magoo o il suo biografo? Andiamocene, dai, svelto. Dapprima non capii perché stessimo andando via. Ma una volta in auto, Bart, che appariva ancora molto debilitato dall'aver usato la vista, mi spiegò meglio. Abbiamo probabilmente a che fare con uno psicopatico, e tanto basta per giustificare la nostra fuga. Inoltre ho scoperto alcune cose durante il mio rilevamento. La camera dove mi hai portato è sicuramente quella dove Carl Torrent lavora al computer. Ma, malgrado sia l'unica agibile dell'appartamento, lui non ci dorme. La tiene come un tempio, una sorta di altare. Dedicato a chi? Facile. Alle pareti e sui mobili c'erano uno sproposito di foto con un unico soggetto, una donna, probabilmente la sua ex compagna. Con un po' di fantasia ti dico che lei lo ha piantato e non saprei neppure darle torto. Sì, ma avevamo la sua camicia sporca di sangue. Poi c'è pure la chiavetta con i romanzi. Potevamo chiamare la polizia. Non credo affatto. Eravamo dentro la casa di un privato cittadino e vi avevamo avuto accesso utilizzando due distintivi fasulli. Inoltre, la chiavetta SecureTech al momento risponde alle tue impronte digitali, cosa che al massimo ti renderebbe un sospettato. Comunque, non preoccuparti per il signor Torrent, stanotte dormirà in galera. Non è a rischio fuga, e inoltre, entro sera farò chiamare il nostro amico Sean Torrey da un'anonima vocina dall'accento giapponese per denunciare l'assassino di Tarchi. Non sarebbe la prima volta che l'ispettore risolve un caso in questo modo. Poi, dopo l'arresto, gli fornirò tutte le informazioni di cui necessita. Adesso portami a casa, John. Sono davvero esausto. Una parte di me, quella più mite, avrebbe voluto far riposare Bart rimanendo in silenzio. Ma l'altra parte, quella ancora ferita dal rimprovero che l'uomo mi aveva fatto nell'appartamento, preferì mettere in chiaro la sua posizione. Io sono felice di averti visto all'opera su questo caso, Bart. Sei un uomo dalle capacità eccezionali, ma comunque io lascio. Non sono adatto a questo lavoro, anche perché, siamo franchi, tu mi hai fatto fare tutto meno che il biografo. Vuoi dire che, se lo volessi, non saresti in grado di raccontare per iscritto questi giorni passati con me? Certo, quello sì, non li scorderò tanto facilmente. Allora non capisco. Sei stato parte della storia invece di essere un mero reporter delle mie parole. Preferivi che ti raccontassi di un mio caso di 20 anni fa al posto di fartene vivere uno in prima persona? Comunque, accetto le tue dimissioni. Ti avevo selezionato con cura, ma evidentemente anche The Site sbaglia alle volte. Ti chiedo solo una cortesia. Prima di andare, aiuta Kiko sbloccando la chiavetta. Copieremo tutti i file e i metadati e poi potrai pure tenertela come buona uscita. Credo che ti potrà essere utile in futuro. Non mi parlò più per tutto il viaggio di ritorno.
era visibilmente esausto, sì, ma c'era dell'altro. Bart era quasi del tutto privo di empatia, eppure sembrava dispiaciuto che me ne andassi. Non so perché, ma in qualche modo dovevo andargli a genio. Forse mi sarebbe mancata quell'enorme pantera acquiescente. Forse. Non appena fummo arrivati all'Eternal Home, Bart scese speditamente dall'auto con il preciso desiderio di andarsi a stendere un po', lasciando a Kiko il compito di svuotare la Securtech in mia compagnia. A giudicare dall'espressione facciale, la ragazza avrebbe preferito rimanere sola con un aspide. Per ogni blocco dati che scarico, chiavetta richiede l'impronta. Ci vorrà tempo. Mi avvisò squisitamente gelida. Io non replicai, anzi presi a sedere vicino alla scrivania in un religioso silenzio. Oltretutto avevo del mio a cui pensare. A breve avrei dovuto cercarmi un nuovo lavoro o tentare di convincere il mio vecchio redattore a riassumermi per scrivere le recensioni degli involtini primavera. Che schifo. No, non gli involtini. Che schifo la mia vita del cazzo. Mi ero davvero illuso di poter diventare uno scrittore e adesso mi stava facendo male la possibilità di tornare a essere il premio Pulitzer della pasta asciutta. Io ho finito. Prendi Securtech e puoi andare, grazie. Erano passate alcune ore durante le quali mi ero ben preparato il discorso d'addio per la ragazza. Kiko, io domani non torno. Oh, altri impegni? Vai con Esther a fare foto? No, mi sono licenziato. Ma davvero si era così tanto affezionata a me? Dopo la mia spiegazione era diventata tutta rossa, con gli occhi lucidi. Oh, per colpa di mia reazione a voi due? No, Kiko, non ci sono colpe. Soltanto che non mi trovo a mio agio a lavorare con i metodi di Bart. Per quanto riguarda te, invece, vorrei dirti una cosa, ma non devi fraintendermi. Sei una ragazza deliziosa. Mi sarebbe piaciuto conoscerti meglio. Puoi conoscere meglio Esther? Mi rispose stizzita. Vedi Kiko, lei è più spigliata di te e abbiamo parlato molto, vero? Ma ti sbagli. Se avessi dovuto scegliere con chi di voi due passare del tempo da soli, avrei senza dubbio scelto te. Ma non posso. Io, scusami, non l'ho mai spiegato a nessuno. Alison, sillabò lei rimanendo con la bocca socchiusa. Tuo romanzo, non fantasia. Aveva capito. Senza bisogno che mi torturassi nel cercare le parole giuste, lei c'era arrivata. Le diedi un bacio sulla guancia prima di dirigermi verso l'uscita e mi sentii in colpa, giacché per la prima volta dopo tanti anni sentivo che avrei voluto dare un tipo di bacio diverso. Ero giunto giusto dietro la porta dell'ufficio quando, per poco, non finii per sbattere la faccia contro quest'ultima, che si aprì di scatto. Marilyn era arrivata all'improvviso e sembrava fuori di sé. John, giusto te cercavo, dov'è Esther? E lo chiedi a me? L'hai riportata tu a casa ieri sera, no? Sì, circa verso mezzanotte. E hai dormito da lei? Mi sentii imbarazzatissimo a quella domanda, soprattutto posta così, a bruciapelo, davanti a Kiko. Marilyn, io non so cosa ti sia messa in testa, ma ti stai sbagliando di grosso. Scusami, devi scusarmi, ma sono troppo preoccupata. Stamattina non si è fatta sentire neppure con nostra madre, cosa che non ha mai fatto in tutta la sua vita. Inoltre non risponde al telefono, o meglio, lo ha spento. Sai dove doveva andare a fare quelle maledette foto? Oh, quello sì, certo. Io le ho consigliato di andare a Wooden Village, vicino Neville. Lei mi aveva invitato ad andare, ma io ero impegnato con Bart. Marilyn, sono le 7 di sera. Secondo me stai esagerando. Tra un po' vedrai che ti chiama, su. John, tu hai un gemello? Io risposi ovviamente di no. Allora non puoi capirmi. Io sento che le è successo qualcosa, ne sono certa. Marilyn sembrava davvero sconvolta, ma non mi sentivo di farle notare ulteriormente quanto fosse inutile esserlo.
Inoltre aveva attivato in ballo il mitico legame tra gemelli e non sapevo quanto questo potesse essere reale o meno, e comunque lo era per lei. Prova a ragionare con lucidità e rifletti bene. Se pensi che sia il caso, possiamo partire anche subito per Wooded Village. Andiamo a cercarla. Sarà facile, non credo che sia una zona così vasta. Wooded Village è minuscolo, figurati. Quello che temo semmai è il bosco di Raish. Fine, nona puntata.